In Catalogna il messaggio del premier Mariano Rajoy viene percepito con un misto di incomprensione e di incertezza da alcuni, come la possibilità di guadagnare tempo in vista del dialogo da altri, ma introduce la spada di Damocle del commissariamento della regione da parte di Madrid. Sospendere l'autonomia non servirebbe a niente, la gente non lo capirebbe, è ridicolo. Beh, credo che resti ancora abbastanza tempo perché parlino, perché dialoghino. È cominciata una nuova fase, bisogna aspettare. Non credo che a breve possa succedere qualche cosa. Nell'arco parlamentare catalano non ci sono grandi sorprese rispetto al modo in cui si posizionano i partiti. Eva Granados, dei socialisti di Catalogna. Noi giudichiamo misurata e corretta la risposta e dunque speriamo che dal canto suo Puigdemont dia una risposta che sia soprattutto chiara, dice. Non è mai troppo tardi per avviare un dialogo. Quanto peggiore si fa la situazione e più stretto il margine di manovra, tanto più difficili saranno le condizioni per arrivare al dialogo. Meglio che si arrivi al dialogo adesso che non dopo l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione. Nel suo ultimo discorso Rajoy ha citato esplicitamente per la prima volta in assoluto l'ipotesi di applicare l'articolo 155 che permetterebbe al governo centrale di ritirare l'autonomia regionale, sostanzialmente commissariando le istituzioni catalane, una strada potenzialmente esplosiva.